attuare un controllo a tappeto per quanto riguarda tutte le pratiche, le concessioni edilizie rilasciate dal giugno 2012 fino ad arrivare al lontano 2007. In realtà stiamo cercando di controllare pratica per pratica, aprendole e sfogliandole regolarmente, tutte le concessioni edilizie rilasciate in questi anni. Il 2012 è stato già ultimato e anche qui praticamente si sono trovate delle piccole anomalie. In realtà le cose si fanno leggermente più pesanti dal 2011 andare indietro, in quanto per far sì di inserire una concessione edilizia è possibile realizzare gli oneri di urbanizzazione in quattro rate. Per far sì che si ritiri questa pratica è necessario naturalmente pagare la prima rata, accompagnata da una polizza di assoluto. Dove nascono gli inconvenienti? Nel valutare e nel controllare se effettivamente queste rate siano state pagate o meno. Infatti sono trovati alcuni casi dove le rate non sono state pagate in tempo oppure non sono state proprio pagate. In altri casi mancano di qualche pratica, manca di una polizza fideiussoria adeguata e in ultima analisi, come qualche raro caso, manca addirittura la pratica. Il nostro compito, parlo di nostro compito perché naturalmente questo lavoro non è che lo sto facendo da solo, ma lo sto facendo insieme a tutta la squadra dell'ufficio tecnico del quarto piano, come supervisore il nostro sindaco Giuseppe Sapioli. Abbiamo avviato questa procedura, la procedura di fare praticamente trasparenza di tutto quello che circonda il così chiacchierato quarto piano, per fare in modo praticamente che qualunque cosa possa essere controllata, visionata da